quindi io direi i sogni sono questi, ma il sogno soprattutto più grande che rimane è quello poi alla fine di seguire il Signore, di cercare di fare al meglio la parte che il Signore dà a ognuno di noi, no? Ecco, io ora sono il comandante della gendarmeria, ma io dico sempre che il sogno in questo caso di servire il Papa non viene fatto dal comandante da solo, ma viene fatto da tutti insieme, cioè dal corpo, dai corpi, dalle persone che li compongono, dall'unione fra le persone, dall'essere il più onesti e il più fedeli possibili al mandato che ci è stato consegnato. Ecco, con queste parole, insomma, veramente desidero ringraziare ancora una volta e esprimere i migliori auguri ai ragazzi, perché veramente i sogni della loro gioventù diventino realtà quando saranno grandi e che siano utili a cambiare il mondo, che in questo momento il mondo veramente ha tanto bisogno di giovani motivati.